La necropoli di Crocifisso del Tufo è certamente una delle realtà archeologiche più interessanti e suggestive di Orvieto. Da sempre è nota agli studiosi e ai visitatori e da sempre ha esercitato una grande suggestione nei confronti di tutti coloro che vi si sono avvicinati. La conoscenza della necropoli data molto lontano, dalla seconda metà dell'Ottocento, quando ad opera di Riccardo Mancini, il noto ingegnere orvietano, autore della maggior parte delle scoperte archeologiche in città, si dette da fare per individuare e saccheggiare, possiamo dire, tutta una serie di tombe e di edifici funerari dai quali ricavava grandi corredi, articolati, importanti, pieni di materiali di vario tipo, che in qualche caso provvedeva a conservare in Orvieto, magari legandola alle collezioni dell'Opera del Duomo che già esisteva. In altri casi molti corredi sono andati dispersi, sono stati venduti o sono stati trasferiti in altri musei, e questo purtroppo ha dato un carattere piuttosto eterogeneo alle raccolte di vari musei internazionali che contengono appunto materiali da Orvieto. Per quanto riguarda l'architettura della necropoli, è un'architettura complessa, organizzata in maniera del tutto razionale e derivante da un preciso piano urbanistico che era stato predisposto dall'autorità cittadina. Dobbiamo intendere infatti che in epoca arcaica, cioè a partire dal VI secolo a.C., epoca nella quale si comincia ad organizzare la necropoli, la città di Orvieto era formata da cittadini che avevano prevalentemente le stesse condizioni sociali e la stessa ricchezza, lo stesso tipo di benessere e di attività economiche, per cui l'autorità cittadina non poteva non predisporre una campagna organica e unitaria di previsione di spazi che dovevano essere occupati da costruzioni tutte simili fra di loro e tutte caratterizzate dalla stessa tipologia architettonica. Nella necropoli, infatti, noi vediamo una serie di vie ortogonali, di vie funerarie ortogonali fra di loro, parallele o perpendicolari al ciglio della rupe, subito sotto la quale si trova, e in strade che delimitavano una serie di isolati, in ognuno dei quali vi era appunto una tomba, una costruzione sepolcrale o un gruppo di costruzioni sepolcrali. Queste costruzioni erano dei dadi costruiti con la pietra locale cavata probabilmente dalla stessa zona della necropoli, pietra locale, tufo naturalmente, cavata dalla stessa zona della necropoli, ed era organizzata secondo una doppia cortina, una interna e una esterna, con un'intercapedine ricolma di sassi, terra, prelevati dalla stessa zona, nella quale molto spesso ci sono anche materiali archeologici più antichi, provenienti probabilmente dal disfacimento di tombe precedenti o dallo scarico, dal ciglio della rupe, di altri materiali. Potremmo dire che le uniche diversità che è possibile riscontrare nelle costruzioni funerarie della necropoli sono i pochi casi di tombe a doppia camera, cioè una camera successiva all'altra, oppure lungo le strade o agli angoli delle tombe ci possono essere delle tombe a fossa o delle tombe a cassetta che potevano essere state realizzate in un secondo momento oppure potevano ospitare dei bambini, degli infanti legati in qualche modo alla famiglia vicino alla cui tomba queste sepolture si trovavano. L'altra caratteristica interessante della necropoli orvietana sono le iscrizioni, e anche questa è una caratteristica tipica della nostra città.
Iscrizioni che si trovano sopra l'architrave della porta di accesso alle tombe e che indicano il proprietario, il primo costruttore della tomba, il primo fondatore, identificato attraverso il prenome e il cognomen e secondo una formula tipica orvietana, ma anche tipica di altre zone dell'Etruria, secondo cui è la tomba stessa che rivela di chi è, per esempio, Venelus, per esempio, io sono la tomba di Venelus, è la tomba stessa che parla e manifesta la sua appartenenza. Nel corso degli scavi che, come dicevo, si sono succeduti dalla seconda metà dell'Ottocento fino a pochi decenni fa, sono stati recuperati grandi quantità di materiali archeologici, di corredi anche di livello eccezionale, di livello importante. Questo sta a significare che appunto la società che si trovava a vivere nella Orvieto arcaica era una società sì di omologhi, come dicevamo prima, e personalità uniformi, però erano omologhi che avevano un discreto livello economico e di benessere sociale. E questo lo si verifica dalla presenza di, per esempio, quantità di vasi attici, ceramiche quindi di importazione, che ovviamente avevano dei costi superiori a quelli delle ceramiche etrusche realizzate in loco e che quindi potevano essere acquisite solamente da chi aveva disponibilità economiche. Oppure oggetti di bronzo, oggetti di ferro. Frequentissima per esempio è la deposizione nelle tombe di tutto l'armamentario per il banchetto, e il banchetto, come tutti sappiamo, era una delle forme più tipiche della società aristocratica o perlomeno della società benestante dell'Etruria interna come dell'Etruria marittima. Era una sorta di status symbol, se così possiamo dire, che i cittadini orvietani desideravano mettere in evidenza. Non mancano per esempio le oreficerie, non mancano oggetti di pregio, oggetti preziosi, delle fasce per esempio in argento che potevano decorare cassette o oggetti di arredamento della casa. E di tutto questo noi abbiamo cercato di dare perlomeno un'indicazione, seppur di massima, è difficilissimo esporre tutto quanto, soprattutto per le condizioni in cui questi materiali di solito vengono ritrovati nelle tombe. Noi abbiamo voluto dare questa indicazione di massima in questa sala, nella quale sono raccolte molti dei materiali che furono scavati soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento, ma anche in questi ultimi decenni del secolo scorso ad opera della soprintendenza. Dato che, come dicevamo prima, nel museo gli spazi non sono poi così grandi e non consentono ovviamente l'esposizione di tutto il materiale che noi abbiamo, noi stiamo agendo qui nel museo proprio dando con una successione di 2-3 anni una variazione nei moduli espositivi e soprattutto una variazione nei materiali, in modo che nel giro di qualche anno si possa cambiare il materiale attualmente esposto presentando materiale di altre tombe che non è stato esposto. E questo è un po' un atto dovuto nei confronti del pubblico, dei visitatori e degli orvietani, che così nel giro di qualche anno potranno venire a conoscenza molto meglio di quanto non lo fossero prima di tutto ciò che nella necropoli era stato scoperto.